Chi è con me? Ci sto. Dai. So già che me ne pentirò. Io avevo il sogno di dedicare inizialmente un film all'infanzia e poi questo mio tentativo si è trasformato anche nella volontà di fare un genere che oggettivamente in Italia non si fa, si è fatto poco, si presume sia solo per la televisione, come se fosse quasi un genere di serie B. Io invece in quella cinematografia, in quel tipo di immaginario, vedo una possibilità, una risorsa, un'opportunità, una grandezza, che è quella di far parlare i bambini, di parlare ai bambini e magari di far tornare anche il pubblico adulto bambino, che è anche, ed era l'obiettivo di Glassboy, quello di regalare una magia, è una parola che ho usato tanto, che tutti i bambini hanno usato tanto sul set, che ha coinvolto anche gli attori che sono stati Loretta, qui abbiamo Loretta, Giorgio, Massimo, Giorgia, David, che hanno sposato questa idea di creare questa magia che era per i bambini, ma ovviamente è diventata un po' di tutti. E grazie a tutti i miei attori che sono qui, a Emanuele che ha accettato una sfida coraggiosissima in Italia, era appunto uno, questo fatto di aver scelto di fare questo cinema. È una lotta un po' la mia, ma era una lotta per il cinema di genere, in questo caso è una lotta per il cinema per ragazzi. Spero davvero che Glassboy rappresenta nella sua sincerità, nella sua magia, nella sua purezza, anche la voglia di provare a fare un cinema nuovo che forse troppo spesso è stato motivo anche di una certa pochezza o mediocrità del nostro cinema, lo dico con grande onestà prima da spettatore che poi da regista, e credo che in quello che abbiamo fatto c'è anche la voglia di cambiare qualcosa e di cambiare anche i paradigmi del nostro settore.